Coronavirus meno ricoverati negli ospedali rilevanti, i contagi crescono ma più lentamente anche in tutta la Liguria. Nell'ASL 4 71 persone ospedalizzate, ieri erano 81, e diminuiscono anche le sorveglianze attive da 437 a 422 persone. Nel Levante c'è un nuovo decesso però collegato al Covid-19, quello di un uomo di 65 anni nato e residente a Sori che è morto presso la rianimazione del monoblocco dell'ospedale San Martino di Genova. C'è invece una seconda persona guarita da coronavirus a Sestri Levante. Sono negativi al tampone i 9 senza tetto di Chiavari in isolamento fiduciario preventivo dallo scorso fine settimana presso la tenda allestita in via Predi. E la sezione di Genova dell'Associazione Nazionale Alpini consegnerà domani all'ospedale di Sestri Levante 200 tute protettive e inizia la distribuzione dei buoni spesa grazie al fondo istituito dal governo erogati attraverso i fondi destinati ai comuni dall'ordinanza della Protezione Civile per fronteggiare l'emergenza alimentare. Nel Levante c'è un nuovo decesso collegato al coronavirus, quello di un uomo di 65 anni nato e residente a Sori che è morto presso la rianimazione del monoblocco dell'ospedale San Martino di Genova. C'è invece una seconda persona guarita dal Covid-19 a Sestri Levante. Ad annunciarlo ieri sera il sindaco della città dei Due Mari, Valentina Ghio, nel suo consueto punto della situazione nell'Abimare. Inizia quindi un trend di lieve diminuzione che ci dà grande speranza, ma non deve farci abbassare la guardia, sottolinea Ghio. Continuiamo a rispettare tutte le prescrizioni, rimaniamo a casa e adottiamo comportamenti responsabili che tutelino noi, i nostri cari e il nostro prossimo. Soprattutto restiamo a casa e continuiamo a non uscire se non per motivi di urgenza, lavoro o spesa. Sono negativi invece al tampone faringeo i 9 senza tetto di Chiavari in isolamento fiduciario preventivo dallo scorso fine settimana presso la tenda allestita in via Preli. A comunicarlo ufficialmente l'ASL 4, specificando che anche il primo senza tetto affetto da Covid-19 risulta, a seguito di 2 tamponi effettuati, guarito sierologicamente. Ho predisposto la sanificazione dell'area, l'igienizzazione e smontaggio della tenda della Protezione Civile, ha detto il sindaco di Chiavari Marco Di Capua. Interventi che verranno eseguiti nella mattinata di domani. Ringrazio per la disponibilità dimostrata il Radio Club Levante, la Caritas, l'Istituto Torriglia e tutte le forze dell'ordine che in questi giorni hanno fornito il loro supporto. Infine, i vigili del fuoco del distaccamento di Rapallo sono intervenuti nella notte a Santa Margherita Ligure per il soccorso di una persona con sospetto coronavirus e dunque con tutte le procedure per evitare contagi. Il supporto dei pompieri al personale sanitario è stato reso necessario dalla moglie del paziente che doveva essere trasportato. Una donna è in attesa dei risultati di un tampone dallo scorso 23 marzo e ha manifestato il proprio disagio sui social network. L'ASL 4 allora si è mobilitata per ovviare al disguido. Abbiamo contattato il Policlinico San Martino di Genova, che ha confermato la consegna del referto per la serata odierna. La direzione sanitaria del Levante spiega che l'ospedale del capoluogo ligure procede alle analisi dei campioni seguendo un criterio di priorità clinica. La precedenza spetta dunque ai pazienti ricoverati nei vari ospedali della Liguria. Il San Martino, per cercare di velocizzare i tempi, ha anche attivato un secondo laboratorio di emergenza. Sono negativi al tampone i 9 senza tetto di Chiavari in isolamento fiduciario preventivo dallo scorso weekend presso la tenda allestita in via Preli. A comunicarlo ufficialmente al primo cittadino di Capua è l'AS 4. Che specifica che anche il senza tetto affetto da Covid-19 risulta, a seguito dei 2 tamponi effettuati, guarito sierologicamente. Di Capua ha quindi predisposto la sanificazione dell'area, l'igienizzazione e lo smontaggio della tenda della Protezione Civile, interventi che verranno eseguiti nella mattinata di domani. L'amministrazione comunale ringrazia per la disponibilità dimostrata sia il Radio Club Levante, la Caritas, l'Istituto Torriglia e tutte le forze dell'ordine che in questi giorni hanno contribuito al supporto e al presidio del territorio. La sezione di Genova dell'Associazione Nazionale Alpini consegnerà domani all'ospedale di Sestri Levante 200 tute protettive.
Una consegna identica è stata effettuata nella giornata di oggi in due ospedali di Genova, il Galliera e il Villa Scassi, mentre nei scorsi giorni 400 tute erano state portate al San Martino. Gli alpini, inoltre, a breve distribuiranno al personale sanitario della Liguria guanti, camici, calzari e copricapo integrali. Le penne nere hanno anche ordinato visiere protettive e occhiali a maschera, mentre c'è difficoltà a reperire le mascherine utili nelle terapie intensive. Primo verbale dopo la circolare del Viminale con i chiarimenti sull'attività motoria consentita e sulle passeggiate genitori-figli. Nella tarda mattinata di ieri in via Venaggio Rapallo, una nonna milanese e suo nipote sono stati sorpresi lontani da casa dalla polizia municipale. La coppia viene fermata per un controllo. La donna, milanese di origine e a Rapallo nella seconda casa dal 24 febbraio, non è vicina al suo domicilio. Lei spiega agli agenti che stanno per andare a comprare il pane, in zona però di panifici vicini non ce ne sono. Per la donna è scattato dunque il verbale. Chi è trovato a passeggiare senza motivi validi, la multa parte da 400 euro, ridotto a 280 se viene pagato entro 5 giorni. Dalle segnalazioni e dalle conseguenti verifiche delle forze dell'ordine è emersa una cospicua presenza di persone per strada, alcune delle quali con comportamenti non conformi alle direttive governative. Il sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco, annuncia dunque un aumento dei controlli in città. Un esempio sono bambini che giocano a pallone in uno spiazzo tra le case, dice ancora il primo cittadino. Non è ammissibile che, dopo un mese che continuiamo a ribadire l'importanza del restare a casa e uscire solo in casi di stretta necessità, si verificano ancora comportamenti del genere. Da qui la decisione di intensificare i controlli, in particolare nelle zone e negli orari ritenuti a maggiore rischio di assembramenti. Il governo ha prorogato tutte le disposizioni in materia di contenimento da contagio da Covid-19 fino al 13 aprile. Il comune di Chiavari, attraverso una nota di questo pomeriggio, fa sapere che tutte le ordinanze comunali vengono estese fino al 15 aprile compreso. Ecco un breve riassunto. Sono sospesi lo spazzamento meccanico, il pagamento dei parcheggi blu, il mercato settimanale del venerdì e il mercatino dei sapori. Chiusi i cimiteri, i parchi e le aree ludiche per i bambini, il parco di Villa Rocca, il lungomare cittadino, le spiagge e il porto, il lungo Entella e tutti i sentieri cittadini collinari. Buoni spesa, grazie al fondo istituito dal governo e erogati attraverso i fondi destinati ai comuni dall'ordinanza della Protezione Civile per fronteggiare l'emergenza alimentare. A Rapallo è iniziata questa mattina la consegna dei primi pacchi spesa forniti gratuitamente a 138 famiglie in difficoltà individuate dai servizi sociali. L'iniziativa tocca complessivamente 445 persone, tra le quali 132 minori. Per quanto riguarda invece i buoni spesa, gli esercizi commerciali, i supermercati e le farmacie che intendono aderire devono presentare un'apposita modulistica entro le ore 12 di domani via mail all'indirizzo adesione buoni spesa @comune.rapallo.ge.it. Sul sito istituzionale del comune di Chiavari, nella sezione dedicata in home page, invece, è pubblicato il modulo per la presentazione della richiesta con l'indicazione specifica dei requisiti per accedervi. Il modulo compilato dovrà essere inviato alla mail inclusione@comune.chiavari.ge.it o in alternativa a caritas@chiavari.chiesacattolica.it o posta@baliatico.it. In alternativa ancora, il modulo potrà essere compilato telefonicamente insieme al personale dei servizi sociali da lunedì al venerdì, dalle ore 9 a mezzogiorno, ai numeri 0185 36 53 60 o 0185 36 53 95. L'amministrazione comunale di Chiavari fa ancora sapere di aver stanziato 14.000 euro destinato al Banco di Solidarietà Cittadino per un sostegno a chi ne abbia bisogno. Da domani mattina e fino al 6 aprile alle ore 14 a Recco sarà possibile fare richiesta per ottenere i buoni spesa. Per accedere ai buoni sarà necessario compilare il modulo online che sarà pubblicato sul sito del comune che ha a disposizione circa 50.000 euro di fondi.
Oggi il comune di Levi invece ha iniziato il ritiro delle domande dei cosiddetti buoni spesa. A partire da domani i buoni potranno essere utilizzati per fare la spesa presso il supermercato Di Meglio di via San Ruffino. E il comune di Nea ha pubblicato oggi sul proprio sito il modulo per fare richiesta dei bonus spesa. Il modulo anche qui è disponibile in municipio. Gli interessati dovranno compilarlo e poi farlo pervenire al comune, preferibilmente via mail. Sulla base della graduatoria, il comune di Ne consegnerà poi un pacco spesa di prodotti di prima necessità agli aventi diritto. È disponibile online sul sito istituzionale del Comune di Chiavari la documentazione necessaria per richiedere i bonus alimentari di prima necessità messi a disposizione dal governo. I beneficiari saranno individuati tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza in corso, con priorità per quelli non assegnatari di sostegno al reddito e alla povertà, come la cassa integrazione o il reddito di cittadinanza. Sul portale appunto www.comune.chiavari.ge.it il modulo per la presentazione della suddetta richiesta. L'importo del buono, che sarà una tantum, è proporzionato al nucleo familiare, per cui un componente riceverà 100 euro, due componenti 200, così a salire sino ad arrivare a 5 componenti per una soglia massima di 400 euro. Le domande compilate potranno essere inviate via mail ai servizi sociali al seguente indirizzo inclusione@comune.chiavari.ge.it, ma per chi non potesse utilizzare questo strumento, il modulo potrà essere compilato in diretta telefonica insieme al personale dei servizi sociali dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 ai seguenti numeri 0185 36 53 60 o 0185 36 53 95. Inoltre, i servizi sociali per rendere più tempestiva la presentazione delle domande, hanno accolto la disponibilità della Caritas diocesana e dell'Istituto per il Bagliatico per ricevere le richieste attraverso le seguenti modalità. In merito alla Caritas, è stata data disponibilità il martedì e il giovedì dalle 9:30 alle 11:30, contattandole direttamente al numero 0185 32 12 34 o via mail a caritas@chiavari.chiesacattolica.it. Mentre per l'Istituto per il Bagliatico la disponibilità è stata data da lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 12, contattando i seguenti numeri 393 700 7001 oppure 393 700 7002 oppure via mail all'indirizzo posta@ilbagliatico.it. I servizi sociali valuteranno ogni singola richiesta pervenuta e, avvalendosi della cooperativa Lanza del Vasto, che è già l'operatore economico affidatario del servizio di assistenza domiciliare, provvederanno alla distribuzione dei buoni consegnandoli direttamente a casa dei beneficiari. Si valuteranno poi, in base alle richieste, eventuali altre modalità di consegna. Il trasporto pubblico viene modificato a fronte dei flussi di passeggeri ridotti a causa dell'emergenza coronavirus. ATP dunque comunica che la linea 11 Chiavari-Santo Stefano d'Aveto ha un nuovo orario, mentre sono sospese anche le corse delle 5:58 e delle 6:46 dall'ospedale di Rapallo per Santa Margherita Ligure. In direzione opposta saltano le corse delle 19:47 e delle 23:17. Sono sospese anche tutte le corse per Montallegro e quelle della linea 82 tra Portofino e Santa Margherita Ligure. In sostituzione attivo il servizio a prenotazione chiamando il numero verde 800 499 999. ATP, che da lunedì scorso applica l'orario domenicale, ricorda che viaggia gratuitamente sui suoi mezzi il personale medico, infermieristico, sociosanitario impegnato in questi giorni a lavorare nelle strutture sanitarie di qualsiasi tipo. Per quanto riguarda invece i treni, il regionale 11233 delle 5:50 del mattino da Ventimiglia per Sestri Levante anticiperà la partenza alle 5:46 con assegnazione di alcune fermate a Ponente. Vengono cancellati alcuni treni non in fascia pendolare, tra cui il regionale 11245 delle 11:15 da Savona per Sestri e l'11256 delle 13:47 da Sestri per Savona. Prosegue il botta e risposta tra i giovani della Lega e quelli del Partito Democratico. La polemica era stata innescata dal Carroccio chiedendo ai comuni di ammainare la bandiera dell'Unione Europea, mentre il PD rispondeva:
La realtà, piaccia oppure no, è che c'è bisogno di più Europa. Bisogna chiedere con forza che ci sia più Europa, ha affermato il segretario Antonio Bertani, dopo aver espresso sostegno all'azione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Solo così potremo superare al meglio, nel minor tempo possibile, la crisi economica che questa pandemia genererà e che già da queste prime settimane ha iniziato a causare i primi effetti. Nessuno si salva da solo. I giovani leghisti del Tigullio tornano però alla carica. Non ci stancheremo mai di ripetere, dicono, che se ci troviamo nell'impossibilità di far fronte allo shock economico causato dall'epidemia è perché sia a Roma che a Bruxelles gli esponenti del PD hanno sempre votato a favore di ogni provvedimento che imponeva austerità e che di regola prevedeva cessioni di sovranità italiana all'Unione Europea. I giovani del Carroccio prevedono inoltre che nei prossimi giorni il governo Conte accetterà il MES, condannando il nostro paese al commissariamento e alla stagnazione economica. Buongiorno cari concittadini. Allora, perché ieri non ci siamo sentiti? Non ci siamo sentiti perché ero in attesa di notizie ufficiali a proposito di certe situazioni che si sono venute nuovamente a creare nel nostro comune. Sì, ieri ho ricevuto una lettera di una persona direttamente interessata, purtroppo, da una positività al tampone al coronavirus, e purtroppo questa persona è un'operatrice sanitaria al Galliera. Ma vi devo dire che io mi sono subito attivato chiamando i carabinieri forestali, il medico, il dottor Siri, no? E poi ho chiamato l'ASL, ma l'ASL non aveva ricevuto nessuna comunicazione dall'ospedale Galliera a questo proposito. Io non potevo diffondere assolutamente notizie che potevano eventualmente domani risultare non corrette, non giuste. Adesso ho la situazione chiara perché l'ASE mi ha confermato questa situazione, tutta la famiglia è in quarantena. Dobbiamo verificare bene adesso e qui ci vuole la solidarietà dei cittadini, specialmente della frazione di Casanova, che eventualmente hanno avuto contatti con questa signora, che è risultata appunto positiva. E in modo da poter capire realmente qual è la situazione, eventualmente prendere adeguati provvedimenti a vantaggio di tutti, dicevo, dei diretti interessati e degli altri. Ora, a questo proposito, qualcuno forse ha pensato che io non fossi stato cedere nel dare le informazioni. Attenzione, io non sono per gli allarmismi, cioè facciamo le cose in modo tranquillo, in modo sereno, con professionalità, e di questo mi avvalgo non soltanto del nostro dottore, mi avvalgo del nostro ispettore Poggi Roberto, dei carabinieri e dei carabinieri forestali, che sono assolutamente tutti solerti e attenti. Non facciamoci prendere dal panico, perché questi signori sono localizzati in casa, ben controllati, e comunque anche noi dobbiamo tenere sotto controllo il nostro comportamento. Come? Come al solito la mascherina se si deve uscire in modo improrogabile, come al solito un'igiene personale lavandosi spesso le mani, no? E logicamente rispettando, rimanendo in casa, come dicevo prima, il più possibile. A questo proposito vi dico che stanno arrivando, perché le abbiamo ordinate, delle mascherine di tipo chirurgico, che possono essere utilizzate altre volte, non soltanto usa e getta. E soprattutto chi ha una mascherina usa e getta può anche utilizzarla 2 o 3 volte usando un accorgimento molto, molto particolare e semplice. E guardate, vi faccio vedere. Un contenitore come questo, vedete? Eccolo qua. Vedete? Ecco, così. In questo contenitore metto non tanto, un po' di alcol denaturato, quello che è a 95 gradi, lo me ne metto dentro un po', non occorre tanto, una piccola quantità.
Dopodiché prendo la mia mascherina. Questa è una mascherina che io posso lavare tranquillamente, quindi igienizzare. Ma le mascherine che invece non si possono lavare, le posso igienizzare, usare altre volte facendo questo modo. Guardate, la prendo, la metto sull'interno del coperchio, la tengo ferma in questo, e la metto dentro così. Rimane quindi bloccata. La mascherina viene quindi a contatto con i vapori di alcol e il coronavirus presente si sterilizza. Perché non si può mettere una mascherina usa e getta direttamente a contatto con l'alcol, perché il tessuto perde la sua capacità di controllo agli eventuali agenti patogeni. Non, in poche parole, non filtra più. Invece così può essere sterilizzata tranquillamente, no, però non più di 4 ore, perché oltre le 4 ore potrebbe inumidirsi e allora perdere la sua capacità di filtrazione. È un lavoro che si può fare tranquillamente usando quindi le mascherine funzionali usa e getta, che spero presto arrivino e verranno distribuite. Ne abbiamo preso circa 200 e poi vedremo cosa poterne fare. Mi spiace che fosse per una solerzia un po' inusuale vi sia giunta una notizia dal comune di Fontanicorda, al quale il comune di Rovigno non ha comunicato niente, se non in via così del tutto ufficiosa al sindaco, perché fino a prova contraria non avevo delle prove chiare di tutto quello che stava succedendo e non potevo informarvi su cose non assolutamente chiare, e non lo farei mai, non voglio spargere del panico e non ne dovete avere assolutamente. Vi invito quindi a mantenere la vostra tranquillità, la vostra serenità. Noi ci siamo, io ci sono, qui davanti a me c'è il vice sindaco, vicino a me c'è anche il Guarnieri Celestino della minoranza, che comunque collabora insieme a noi a questo momento particolarmente difficile, e lo ringrazio e li ringrazio, come ci sono gli impiegati Luca, Antonella e l'ispettore Roberto Pocci. Massima tranquillità. Se comunque avete bisogno di me, io ci sono sempre, 24 ore su 24. Chiamatevi senza nessun problema. Ma non lasciatevi prendere dal panico per notizie che diventano troppo allarmistiche e assolutamente inadeguate in questi momenti. Ci vuole calma e serenità. Solo così arriveremo a ottenere un risultato positivo e sconfiggere questo virus terribile. Come al solito, una carezza ai vostri bimbi, un bacione ai nonni, un abbraccio a tutti voi, pace e bene, il vostro sindaco Pinuccio. Ciao a tutti, siamo un po' a parlare delle nuove riaperture, di quello un po' che i nostri tempi ci stanno purtroppo insegnando in funzione di quello che possiamo fare. Io parlo della mia officina, la mia officina l'abbiamo riaperta lunedì. Abbiamo cominciato con tutta la squadra al completo, cerchiamo di essere pronti a disposizione di tutti. Tanto per cominciare, per chi sicuramente per l'automobile è un'esigenza lavorativa, noi saremo pronti per aiutare e assistere, fare tutto quello che si fa di norma, le riparazioni dalle gomme, alle riparazioni meccaniche, alle riparazioni frenanti, tutto quello che è dovuto e necessario. Ci siamo tutti in officina con i ragazzi, siamo qua. Ci siamo protetti, cerchiamo la cura delle auto e la nostra cura, che è la cosa più importante. E faccio due banali esempi. Andiamo sempre a disinfettare l'automobile prima di entrarci e disinfettarla alla fine della riparazione quando verrà consegnata al cliente. Dopodiché, noi con tutti i nostri operatori hanno a disposizione i dispositivi di protezione personale, dalle mascherine ai disinfettanti, abbiamo delle bombolette sanificanti per la vettura, pronte con il presidio medico chirurgico e ci siamo cercati di tutelarci e di tutelare soprattutto il nostro cliente e le persone che vengono qua da noi. Dopodiché parliamo un attimo delle revisioni. Le revisioni, come avete sentito sui TG, c'è stata la possibilità di avere una deroga, ma una deroga di spostamento della fase di revisione. Faccio un esempio. A chi scade la revisione a marzo, aprile, maggio, giugno e luglio, avrà tempo, possibilità, modo e maniera di fare la revisione entro ottobre del 2020. Questo non vuol dire che la revisione si deve fare ad ottobre, perché sennò sarà impossibile gestire tutti i numeri di revisione. Sicuramente nel momento in cui le cose si saranno un po' calmate, che tutti potremo ritornare un po' alla nostra quotidianità, è giusto venire a fare la revisione in modo tale da rimanere nella propria scadenza.
Poi, un'altra cosa importante che noi abbiamo provato a mettere a disposizione della collettività, cos'è? Cerchiamo di avere un contatto in modo tale da avere sempre con i nostri clienti colloquio, dialogo in funzione delle problematiche, della riparazione, di tutte le informazioni che i nostri clienti possono avere, chiamandoci sempre al 0185 44 684. Dopodiché, sicuramente, come abbiamo sempre fatto anche in questo caso, andremo sì, sia a fare dei sopralluoghi sull'auto in loco e sia, se necessario, se la riparazione lo richiede, a prendere la vettura direttamente al domicilio del cliente e a portarla nella nostra autofficina, prima e dopo. Buongiorno, ci troviamo qua da Offergo a Lavagna in via Roma. Noi siamo regolarmente aperti, essendo che nasciamo come negozio di vicinato. Ovviamente siamo aperti solo per asporto e da ora anche consegna a domicilio. La nostra sala interna per ovvi motivi è chiusa. Abbiamo preso tutte le precauzioni possibili per garantire massima sicurezza nei vostri confronti e nei nostri confronti. Ogni giorno potete trovare un menù diverso, tutto con la legna, tutto con cucina casalinga come una volta. I nostri piatti spaziano dai primi ai secondi, contorni, polli allo spiedo, asado di vitello, lasagne, e i nostri prezzi sono sempre a buon mercato, nonostante usiamo materie prime di qualità e usiamo molti prodotti del nostro entroterra, verdura dai nostri terreni di Cichero, i primi vanno dai 5 euro per lasagne, gnocchi alla romana possono essere, ravioli fatti a mano, gnocchi di patate, abbiamo tutti i giorni pollo allo spiedo, asado, torte di verdura, fritto mista all'italiana, e alla sera invece facciamo servizio di braceria e friggitoria, sempre a domicilio. Ci potete trovare anche su WhatsApp al 320 67 06 154, dove verrete aggiunte una lista dove ricevere ogni giorno il nostro menù giornaliero. Ovviamente basta guardare me per capire che qua si mangia bene e ci piace mangiare. Venerdì 3 aprile. Al mattino annuvolamenti irregolari lungo i versanti padani, anche estesi, che localmente interesseranno le vicine aree costiere, ma in progressivo dissolvimento. Al pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso. Venti ancora deboli variabili, in regime di brezza lungo le aree costiere durante le ore pomeridiane. Mare poco mosso o quasi calmo, umidità su valori medio-bassi. Le temperature previste: sulla costa tra 7 e 17 gradi, nell'entroterra tra 0 e 17 gradi.